Palleggio, cambio mano, raccolgo un immaginario pallone e schiaccio sbattendo il braccio sullo stipite di una porta di casa. Che idiota, dice mia sorella. Io rido, sorrido e ricomincio. Chi se ne frega, rispondo. L'ho fatto proprio come Kobe. Anche Black Mamba da bambino imitava le stelle e si allenava con una palla fatta con i calzini di papà. Alla fine lui ce l'ha fatta. Ha passato 20 anni a Los Angeles, sponda Lakers, ha incantato il mondo forse più di quegli stessi campioni che osservava giocare da piccolo ed è diventato alla fine il simbolo di un'intera generazione. Oggi Kobe non c'è più. Con quell'elicottero si è schiantato il mito di milioni di piccoli aspiranti giocatori di pallacanestro. Come lui osservava Magic Johnson con occhi sognanti, noi restavamo ugualmente incantati dal suo gioco. Era bello, Kobe. Significava esplosività, tiro, fantasia, tecnica, eleganza. Kobe sta al basket come Federer al tennis. Uno spettacolo per gli occhi. Era la maglietta giallo-viola numero 8, la canotta con il 24. Palleggio, cambio mano dietro schiena, schiacciato in reverse. Anche chi non lo ha amato, lo ha di certo ammirato. Non serve raccontare la sua carriera, i primi palleggi in Italia, i 5 anelli, le medaglie con gli Stati Uniti, gli infortuni, gli 81 punti, l'addio. Quando muore un campione così, resta l'amaro in bocca. Solo Dio può fermare Kobe Bryant, diceva qualcuno. Purtroppo è successo. Anche adesso qualcuno si chiederà, ma era meglio lui, Jordan oppure LeBron? È inutile arrovellarsi il cervello. Non c'è bisogno di confrontarli perché sono il simbolo di 3 momenti diversi di basket. Per molti James è un alieno e Jordan una sorta di mito. Ma Kobe era più vicino, più nostro. Parliamo dell'effetto magico che un campione può avere sui bambini, sugli appassionati, sui irriducibili principianti che solcano i campetti del parco. Parliamo di sogni, non di valutazioni tecniche. Non è un uno contro uno. Per altre generazioni magari non sarà così, ma chi è cresciuto a pane e pallaspicchi tra il 96 e il 2016 l'ha fatto guardando verso di lui. Tentava invano di imitare Kobe. Allora guardo il fumo che sgorga da quel che resta dell'elicottero e nella mente palleggio, cambio mano, raccolgo l'immaginario pallone e schiaccio di nuovo sbattendo il braccio sullo stipite di una porta di casa. Mia sorella mi ripete che cretino. Io sorrido amaro, poi mi scende una lacrima. Per i più vecchi non so, per i bambini di oggi chissà. Ma per la mia generazione è morto il basket.